Allora, siamo qui a protestare contro le politiche del lavoro del gestore aeroportuale unico, quindi contro la SACL. I lavoratori lamentano numerose difficoltà operative dovute alla mancanza dei dovuti livelli occupazionali sui tre scali. Quindi rivendichiamo delle politiche più attente che possono garantire la sicurezza sul lavoro. Serve urgentemente un piano di ricambio generazionale per dar maggior forza. Diciamo, maggior forza lavoro sui tre scali e garantire quindi le attività sia in favore dell'utenza che dei vettori che usufruiscono degli aeroporti calabresi. Siamo qui a chiedere l'attenzione delle istituzioni, l'attenzione della politica. La politica sta effettuando ingenti investimenti che rischiano di essere dissipati se non vi è un'attenta politica manageriale. E questo è quello che chiediamo, una politica manageriale attenta che non tenda a risparmiare l'euro sul costo del lavoro, bensì che possa sfruttare al meglio queste ingenti somme che sono arrivate sugli aeroporti calabresi. Abbiamo assistito a un calo del volume di traffico sull'hub regionale che è quello di Lamezia Terme e questo non è assolutamente plausibile di fronte ad un'apertura nei confronti della Calabria dove oggi ci sono più investimenti che mai. Si sta discutendo anche in questi giorni dell'aumento di capitale nella società di gestione. Questo consentirà sicuramente una maggior forza rispetto ai possibili investimenti che verranno effettuati nel futuro. Eppure, inspiegabilmente, nonostante tutto ciò, assistiamo a una forza lavoro precaria nelle consistenze. Assistiamo a una grande confusione nella gestione del personale che viene effettuato in modo promiscuo, senza alcun rispetto per il contratto. Anche il contratto di secondo livello, stipulato l'anno scorso, il regolamento aziendale emanato unilateralmente, non seguono le linee della legittimità, come più volte segnalato dal sindacato Orsa Trasporti, ma anche da altri sindacati firmatari. Nonostante ciò, la SACL continua imperterrita ad andare avanti secondo le linee dettate. Io sono Vincenzo Rogolino, sono il segretario regionale confederale dell'Orsa Calabria e sono qui presente per sostenere la battaglia e le rivendicazioni del comparto aereo, così come avrà sicuramente ben detto il segretario del settore. La Confederazione auspica con la propria presenza l'apertura di un dialogo, soprattutto con gli amministratori della SACAL e nel richiedere ciò sollecita anche le istituzioni, a cominciare dalla Regione Calabria, affinché accelerino il processo di concertazione. Questo perché le trattative al momento non ci sono, diciamo, tra Orsa e SACAL. Allora, a parte il fatto che c'è una chiusura che noi, dico, a prescindere dalle motivazioni non possiamo giustificare, perché il sindacato non sta richiedendo o rivendicando qualcosa che riconosca un diritto sindacale di per sé, ma il sindacato, il SATA, sta rivendicando dei disagi e delle situazioni particolari che investono tutto il settore, dai lavoratori e perché no anche da uno sviluppo concreto dell'aeroportualità in Calabria. Non chiediamo prebende, non chiediamo spazi, non chiediamo nomine, chiediamo esclusivamente un confronto nell'interesse del territorio calabrese. E in questo sollecitiamo, appunto, come dicevo prima, l'amministrazione regionale a intervenire, a un intervento che non sia un intervento, ma sia un intervento conciliativo, affinché si crei veramente questo confronto e questo dialogo con gli amministratori della SACA.